SIGEP 2024 continua. Siamo allo stand della Agesoft, una società del gruppo Lottomatica che oggi è molto ben rappresentata dall'amministratore delegato Alessandro Volpi. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a te Fabio, grazie innanzitutto di esserci passato a trovare. E benvenuto, ma io non nascondo che quando sono passato dinanzi al vostro stand mi sono fermato e ho cominciato a guardare con estrema attenzione i vostri, io li chiamo distributori, in fondo sono casse automatiche. Dunque spieghiamo a tutti loro ciò che mi hai appena spiegato, cosa sono queste casse automatiche? Ma guarda, tendenzialmente queste casse automatiche sono degli strumenti del futuro per spersonalizzare l'utilizzo del denaro all'interno dei punti vendita, quindi delle casse che sono in grado di accogliere il pagamento del cliente, di restituire il resto senza che nessuno possa toccare il denaro dal momento in cui esce dal portafoglio di chi sta acquistando. Quindi sono sicuramente molto utili in tutti quei punti vendita dove c'è bisogno di prestazione, dove c'è bisogno di affidabilità e dove soprattutto si vuole poter star tranquilli dell'affidare la gestione della cassa a uno qualsiasi degli addetti che possono ruotare all'interno di un punto vendita. È una scelta sicuramente importante, lo diciamo sempre, cambia i processi, ma è una scelta sicuramente intelligente perché risolve diverse problematiche di sicurezza, sia in termini di errori piuttosto che accettazioni di falso, e consente sicuramente un lavoro più fluido all'interno soprattutto dei punti particolarmente trafficati. A chi vi rivolgete? Qual è il vostro target? Ma in realtà il nostro target, più che dal settore merceologico, è rappresentato dalla struttura dell'organizzazione del lavoro all'interno. Tipicamente i punti vendita che hanno maggiore affluenza di clienti, che hanno dei picchi particolari, che possono essere bar particolarmente avviati o gelateria piuttosto importanti, ma anche tabaccai, soprattutto tabaccai in alcuni casi, trovano questi strumenti molto importanti. Come dicevo, sono come tutte le innovazioni, vanno spiegate. Noi siamo venuti qua in questa fiera per fare questo e sono grato che tu sia qua nel nostro stand perché ce ne dai opportunità anche attraverso i vostri canali. Noi abbiamo qui ben tre modelli, uno alle nostre spalle che spiegheremo tra pochissimo in un minuto in che modo funziona e poi altri due. Qual è la differenza fra questi tre modelli? Allora, in realtà due modelli sono la declinazione dello stesso prodotto in differenti forme, perché noi ci adattiamo chiaramente agli arredi del punto vendita dove dobbiamo andarla a installare e quindi teniamo conto delle differenti esigenze. Uno si sviluppa per orizzontale, può essere incassato e quindi ha paradossalmente un livello di ingombro abbastanza gestibile, l'altro viene messo per verticale e chiaramente è più utile laddove lo spazio all'interno del bancone non si possa trovare. Il terzo è una scommessa che noi abbiamo portato qua a SIGEP, è un prodotto, è un totem, noi lo definiamo un totem serio, nel senso che non vende prodotti che il cliente non vuole acquistare, ma semplifica l'acquisto di quello che sta cercando e quindi banalmente con due clic io posso prendere un caffè senza dover navigare in schermate in molti casi molto belle ma poco utili. E ovviamente è una realtà che, un prodotto che può essere applicato in realtà diverse, dove si vuole comunque portare il cliente non soltanto a pagare in autonomia ma anche a ordinare in autonomia, e quindi per questo è sicuramente un prodotto di cui siamo molto contenti. E allora io invito il nostro cameraman Matteo a venire un tantino più avanti. Vieni qui Alessandro, vieni qui. Vieni qui, cerchiamo di mostrare con i fatti in che modo funziona questa macchina. Allora, questa macchina innanzitutto è una macchina molto, molto completa, perché abbiamo voluto scegliere dei prodotti che erano leader all'interno del mercato. Noi produciamo la nostra macchina utilizzando i prodotti migliori per la gestione della parte monetica e della parte delle banconote. Perché questo? Perché una macchina del genere deve essere una soluzione e non un problema, deve essere una macchina affidabile, duratura, ma soprattutto molto efficace nell'uso che poi ne viene fatto. Fondamentalmente questa macchina si presenta
come un sistema di pagamento a 360 gradi, perché permette al cliente di pagare con una carta di credito tramite un POS integrato o di inserire indifferentemente delle monete o delle banconote. Restituisce ovviamente il resto e controlla che quello che viene inserito sia effettivamente poi possibile versarlo in banca e non abbia magari, diciamo, non si possa trovare la sorpresa di un qualche falso che purtroppo rientra tra le problematiche dei punti vendita. Può essere interfacciata con diversi prodotti gestionali, noi ne proponiamo uno nostro che in qualche maniera ci rappresenta, perché è stato studiato proprio per armonizzare l'uso di queste periferiche che sono sì le migliori nel mercato, ma che noi abbiamo voluto far lavorare nel migliore dei modi, come se fosse un'orchestra, deve essere ben diretta, per cui noi intercettiamo i fault prima che accadano grazie al controllo che facciamo telemetrico della macchina, e fondamentalmente consente al cassiere, con un qualsiasi software gestionale, di effettuare una vendita con molta facilità. Ecco, mettiamo che io voglio acquistare un caffè latte. Perfetto, io ho la possibilità nel software ovviamente di poter scegliere il prodotto che devo mettere a banco. Questo menu è gestito tramite un'interfaccia web che si configura con una facilità estrema, devo essere sincero, non abbiamo avuto mai grosse difficoltà nello spiegare ai nostri clienti. Nel momento in cui io sono pronto, vado semplicemente a chiedere alla macchina di domandare al cliente il denaro. A questo punto il cliente non fa altro che inserire nella macchina il denaro come preferisce. Una cosa che ci piace far vedere è che se anche la moneta, la banconota in questo caso, non è inserita in maniera corretta, la macchina la prende e in pochissimo tempo posso ottenere sia il resto in banconote che il resto in monete. Ovviamente è uno strumento che cambia completamente il processo di vendita e consente a chiunque di poter gestire una cassa, soprattutto nei punti vendita dove c'è turnazione o comunque dove c'è un numero di dipendenti elevato, è una soluzione necessaria. Io direi semplicissimo, come comprare un caffè con la cassa automatica. Ma guarda, è vero, e devo essere sincero che dalle nostre diciamo analisi che facciamo sul user experience, come si dice in gergo, dei nostri utenti, abbiamo scoperto che anche il pubblico che approccia queste macchine non è discriminato in base all'età, per cui diciamo è comoda sia per persone che magari ci potremmo aspettare essere meno in confidenza con strumenti tecnologici, sia con persone magari più giovani che viceversa hanno una maggior abitudine a interagire con questi strumenti. Il fatto che abbia contemporaneamente possibilità di pagare in contanti e con la carta di credito esaurisce a 360 gradi la tematica dell'incasso di un qualsiasi punto vendita. E allora Alessandro, per tutti coloro che desidererebbero maggiori informazioni, manifestano interesse per acquistare una di queste macchine, qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere per entrare in contatto con voi senza alcun impegno? Allora, ovviamente senza impegno, noi siamo un'azienda che crede molto nella collaborazione con i propri clienti, per cui non facciamo proposte, semplici proposte commerciali, ma studiamo dei progetti con i nostri clienti per rendere la nostra vendita un qualcosa di sostenibile e di reale successo. E per contattarci è facilissimo, basta scrivere a sales, quindi sales, perdonatemi, @agesoft.it. Alessandro, grazie, sei stato velocissimo e io ti ringrazio proprio per la velocità con la quale sei riuscito a spiegare in modo esauriente questa macchina, il suo funzionamento e quali sono le sue caratteristiche principali. Fabio, no, ringrazio io te ancora dell'opportunità. Direi che l'entusiasmo che hai percepito è perché credo molto in questo prodotto e credo molto nel ruolo che possa avere in molte delle aziende che ci stanno guardando adesso.